malinconico e giocoso, è il segno greco della napoletanità, è l'ambiguità saturnina in cui, riconoscendomi, mi scopro nobile nella mia stabile miseria e indennizzato così delle mie disgrazie. Pulcinella ha candidato a far parte del patrimonio dell'umanità. È la proposta di un comitato scientifico presieduto dal professor Domenico Scafoglio, che alla maschera simbolo di Napoli ha dedicato un approfondito saggio. Il progetto coinvolge studiosi e università impegnati a verificare la presenza di Pulcinella nell'immaginario vivente della comunità partenopea, col sostegno di diverse istituzioni, fra cui il Comune di Napoli. Nell'atelier di Lello Esposito, artista che ha lungamente esplorato l'iconografia di Pulcinella, si è svolto il primo incontro pubblico per condividere le ragioni della candidatura da sottoporre all'UNESCO. Pulcinella esce dall'immobilismo della tradizione, almeno negli ultimi 20 anni, e si è evoluta man mano, quindi nella metamorfosi continua. E quindi oggi è un giorno importante, perché si comprende il valore dell'identità. Pulcinella, nella sensibilità popolare, cioè nella sensibilità comune, raccoglie in sé tutte le miserie, le passioni, le illusioni degli uomini e quindi costituisce proprio per questo una specie di simbolo universale. È la manifestazione di un modo di essere o di apparire che non avviene solo una volta, quindi non ha carattere storico, ma viceversa carattere in qualche modo metafisico. Nel progetto studio su Pulcinella sono coinvolti anche esponenti della vita teatrale cittadina, fra cui Brunello Leone, Angelo Iannelli, Michele Del Grosso, Claudia Mirra. Un patrimonio identitario fondamentale, una dimensione antropologica che in qualche modo ha rappresentato la città nelle sue diverse espressioni, nei suoi diversi strati, nelle sue diverse manifestazioni, in modo davvero tale da coinvolgere in particolare l'anima popolare della città. Un deposito di memoria straordinario che fa sempre, io credo, riconoscere in Napoli questa città-mondo, città nella quale si è sedimentato attraverso tante vicende culturali un patrimonio fondamentale dell'umanità.